Salve a tutti ragazzi, io sono Filippo Biondorillo e benvenuti in questo nuovo video. In questo video faremo una cosa strana, se già avete letto dal titolo. Questo video non avrà molto senso, come tutti gli altri in particolare, però vabbè. Perché sto facendo questo video come transito dall'altro che caricherò in questi giorni. Visto che ho incontrato Greta Menchi un paio di giorni fa, ho fatto una specie di vlog. E niente, quindi lo caricherò fra un paio di giorni e poi altre cose, altri progetti. Comunque, iniziamo con dire che io ho avuto sempre la fissazione per i punti neri, anche se io davvero ne ho pochissimi o non ne ho completamente, perché io sono fissato con avere la pelle perfetta, tutte queste cose, perché io non ho la pelle perfetta perché ho la dermatite, quindi. Però i punti neri sono orribili, mi sono piccolissimi, quindi cioè non si vedono neanche, infatti non ne ho tanti. Però quei pochi che ho li voglio levare, quindi andremo a fare questa maschera fatta da noi a casa, quindi DIY, do it yourself. E niente, gli ingredienti sono semplicissimi. Allora, il primo che dovete avere: il carbone vegetale. Il carbone vegetale si può trovare dappertutto, è un integratore alimentare, quindi o lo trovate tipo al supermercato o in farmacia come ho fatto io. Lo potete prendere sia in compresse che in capsule. Io l'ho preso in compresse perché le capsule non le avevano, comunque fa una puzza terribile. Quella è la differenza tra capsule e compresse, che le capsule dovete soltanto aprirle e poi versare il contenuto, e invece le compresse dovete pressarle, appunto. Secondo ingrediente, e non meno importante, è una semplicissima colla vinilica presa da qualche parte, cioè sempre al supermercato, così. Quindi dobbiamo mischiare tutto e ci rivediamo prossimamente quando avrò fatto la maschera, me la devo applicare. Ok, bene ragazzi, ho questa cosa qui. E niente, con questa dose di colla ho usato 4 compresse, perché prima il composto era abbastanza grigiastro, me lo volevo di un nero intenso perché il grigio non mi ispirava, e quindi niente, ho sciacquato l'acqua, ho sciacquato la faccia con l'acqua tiepida e poi tamponato, e niente, ora vado ad applicarla. Ok, sono pronta. Dove ti puntiani? Io più. Ah, ecco. E niente. Ok, l'ho applicata. Adesso tipo dobbio aspettare 5 o 10 minuti, non lo so perché non l'ho mai fatta, quindi dobbio aspettare. Niente, appena si asciuga la dovremmo spiccicare. Allora, fra un po'. Credevo impiegasse più tempo, invece non ha impiegato nulla ad asciugarsi. E come vedete, se vedete bene, qua tipo i io mi vedo fare la faccia. Ok, sono andata in bagno, ho sciacquato la faccia e direi che il risultato non è quello che mi aspettavo dai video che vedevo, che era, oh mio Dio, tutti questi punti neri che uscivano dalle loro case e dicevano addio per sempre al tuo naso, invece non è così. Non so se sono io che ho sbagliato, la dovevo far asciugare magari più tempo, dovevo aprirmi i pori prima, ma non penso, perché essendo una maschera non si dovrebbero aprire i pori prima. Magari perché ho i pori troppo piccoli e quindi non lo so. Comunque, mi ha levato solo da questa parte un po' di punti neri. Ok, l'unica cosa positivissima è che lascia la pelle davvero soffice. Cioè, il mio naso, anche il mio mento dove ho applicato le parti, dove ho applicato la maschera, sono davvero liscissime e morbidissime. Quindi magari più in là applicherò la maschera in tutta la faccia, non per i punti neri, ma appunto per renderla più liscia. Ora, consultazioni finali. Questa maschera
anziché per i punti neri credo molto che sia mirata a chi ha delle pelli grasse, che vuole meno sebo e tipo non vuole essere, non vuole avere la pelle oleosa perché davvero è liscia. Io sono fissato con la pelle liscia, cerco in tutti i modi di averla liscia, ma questa maschera è davvero ottima per renderla liscia, quindi ve la consiglio piuttosto per questo che per i punti neri. Poi se funziona pure per i punti neri va benissimo lo stesso. Ok, il video di oggi è finito, fatemi sapere nei commenti, non lo so, da un punto da 1 a 10 a questa maschera fedete darei un 6 e mezzo, però non lo so, fatemi sapere voi se la provate, datemi notizie perché io sono ansiosa. E comunque niente, fra qualche giorno uscirà il vlog come ho detto prima. Niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video.